Allora, ho la scicchia, la scicchia, ciabelle, ciabelle, Allora, ho dormito tutto il giorno, questo ve l'ho già detto nell'altro video, quindi agamistungiamo. Quindi, come promesso, oggi vi voglio fare il video sulle domande che mi avete fatto voi su Instagram per il lavoro. Ci tengo a fare questo video. Mannaggia, morte e tutti sti moscini che ci stanno. E quindi niente, siccome ho il telefono qui, mi sono posata le domande di qua. Che italiano, ragazzi, cioè, io e l'italiano siamo una cosa sola, mi sono posata le domande di qua. E quindi niente, dai, mo ve rispondo e poi me ne vado a letto, anche se domani sono di pomeriggio e quindi domattina posso dormirci, guardate cosa non è. E poi tutte mi avete chiesto di farvi What's in my bag. Cioè, a me questi video non piacciono, però se a voi può piacere, io lo faccio, non c'ho problemi. Ok, dai, ritrovo gli screenshots, gli screenshot, gli screen cuts che ho fatto e ve lo faccio sto video. Aspettate, perché sennò vi tengo qui un'ora a non fare niente. Allora, vi volevo dire, visto che dianzi nell'altro video dico che questo è un fake non troppo buono, invece, perché avevo sotto l'altro rossetto. Se lo si dà da solo, invece, devo dire che è di quelli che non sgranellano troppo, mi piace. Non ricordavo, cioè ricordavo di averlo, ma non mi ricordavo fosse così. Allora, cominciamo. Cercherò di fare quelle più interessanti o comunque non ripetitive. Quindi di non fare un'ora e mezza di video. Allora, Annalisa Smile. Ma come? No, ma con tutto sto lavoro possibile non riesce ad avere un telefono decente. Ma come? Ho preso una 6, Cristo. 300 € di telefono non è un telefono decente. E comunque io non prendo telefoni decenti, cioè a me questi vanno più che bene. Quindi mi dispiace che a te non vada bene, ma a me va benissimo. Poi, Giulia Bellafante, qual è il lavoro che secondo te ti renderebbe più felice e fiera ed appagata? Allora, io devo dire che il mio lavoro, cioè da OSS, chi non sa cos'è un OSS, l'OSS è un operatore sociosanitario, cioè quelle persone che lavorano in strutture ospedaliere, domiciliare, RSA, RS. Si chiamano RSS, no, RSA e RSD. Comunque, in quelle strutture e che comunque fai sì, svolgi, cioè un lavoro sulla persona, cioè fai tutto ciò che le persone da sole non possono fare. Accudisci la persona su tutte le sue mancanze e comunque cerchi sempre di mantenere quello che ha. Allora, a me questo lavoro piace, anche perché ragazzi a sto punto sono 13 anni che lo faccio, avevo 20 anni quando ho preso il corso, è una balla di tempo lo faccio, poi certo non l'ho fatto a fila, magari sono stati anni, ho fatto la modella, anni ho fatto la parrucchiera, anni ho fatto la barista, cioè io ho fatto di tutto, anni ho fatto le pulizie insieme alla domiciliare, bim bumba. Però bene o male una vita lo faccio e se non mi piaceva non lo facevo e non l'avrei continuato a fare. Però anche la truccatrice, per esempio, avendo preso un corso da estetista, che però poi a me non è interessato, a me piaceva fare la truccatrice, non l'estetista. Anche quello ho fatto l'estetista, ho lavorato quasi più di un anno e mezzo in un centro dove appunto avevo lavorato, le persone venivano da me a farsi massaggi, cioè cercavano proprio me. La manualità l'ho sempre avuta. Il lavoro dei miei sogni, allora io da bambina volevo fare la veterinaria. Il lavoro dei miei sogni potrebbe sì essere make-up artist. Batteria andata, bimbe, aspettate. Ci qua l'ho dovuto attaccare perché stava morendo. Allora, quindi sì, la make-up artist. Ho fatto l'insegnante in un corso di trucco, in un corso di ricostruzione unghie, perché comunque io sono un'onicotecnica. Quindi ho fatto anche quello. Ho truccato la Mariano, sono andata a Arezzo, sono andata in diversi posti. Ho lavorato come truccatrice in servizi fotografici nel momento in cui facevo la modella, facevo anche quello. Quindi, però, per esempio, quella ragazza ho incontrato l'altra mattina, mi ha detto che loro a Napoli
come estetiste ci campano da morire, cioè come trucchi, come fanno tantissimo. Qua non sarebbe così. Per fare comunque la truccatrice mi dovrei spostare, eccetera. Ora, il lavoro dei miei sogni. Io ora come ora non ho interesse a sviluppare il lavoro dei miei sogni, nel senso, io ora come ora mi devo recuperare, basta. A me è quello che ora mi interessa. Lavoro, perché comunque a me il lavoro piace tutto, certo, quello che vi dissi dove sono venuta via, perché facevo 6 ore e me ne pagavano 2, proprio a meno che non sia proprio una cosa... Però il lavoro comunque a me mi tiene occupata la giornata, mi tiene occupata la testa, mi sforza fisicamente. A me il lavoro sembrerà strano, ma a me piace. Poi certo, non fare un cazzo piace a tutti, però... Quindi ora come ora il mio interesse è recuperarmi. In generale, visto che comunque già lo sto facendo, ci vorrà un sacco di tempo. Devo accomodare delle cose a casa, devo accomodare me stessa, devo accomodare tante cose. Devo pagare tanti debiti, prestiti, ho tante cose. Quindi una volta che Camilla si sarà sistemata, potrà pensare a quale può essere un lavoro che comunque mi può dare soddisfazione più di un altro. Però io devo essere sincera. Il mio a me, a fare l'ossa a me mi soddisfa e non so se mi chiama il babbo. Aspetta. Babbo, mi chiami? E quindi niente. Poi, Katia Maia, grazie mille, finalmente qualcuno che parla del nostro lavoro. Poi, Jami Vampire YouTube, come mai hai deciso di fare questo lavoro? Allora, avevo 20 anni, ero giovanissima, non capivo un cazzo. Non me ne fregavo un cazzo di lavorare, io lavoravo solo per i soldi sempre anche a quel periodo. Perché? Perché la mia mamma è un'infermiera e lavorando in ospedale mi disse: guarda Camilla, c'è questo corso da ossa, perché ai miei tempi addirittura non si spendeva nemmeno, cioè io penso, io non ricordo perché comunque a quei tempi me l'ha pagato la mia mamma, e, però penso, io credo 1000 euro si sarà pagato, se si è pagato, non costava niente, una miseria. Perché non ce n'era tanti di OZ come adesso. E la mia mamma mi fa: guarda, è questo lavoro qui, lavoreresti all'ospedale con me o comunque in casa di riposo? Io dissi va bene, lei mi disse comunque: guarda, è un lavoro che è abbastanza, puoi trovare. Ma io mi sono giocata tanti lavori, potevo lavorare alla Hop fissa da una parte. Mi sono giocata tanti lavori che da giovane mi portavo a cazzo, cioè io avevo da andare a ballare, avevo da andare a struccarmi, ma che me ne fregava da andare a trovare lavoro fisso, cioè. Ecco. Quindi, Misa, vieni amore. Quindi è stato questo che mi ha portato alla mia mamma, perché se no non sapevo neanche esisteva. Giacomotti, anche mia sorella fa l'operatrice, perché ora vedete ce n'è tantissimo, una quantità industriale. Ai miei tempi quando lo facevi dicevi: faccio l'os. Che fai l'ossi? No, nessuno sapeva neanche cos'era, per dire. Ci vuole fegato, tu come ti sei abituata? Allora, anche mia sorella fa l'os, ci vuole fegato per fare questo lavoro. Tu come ti sei abituata a questo lavoro? Ti sentivi già portata? Hai fatto fatica all'inizio? Ti seguo sempre, un bacio. Allora, la mia fatica principale è stata all'inizio con le persone anziane, io mi affezionavo molto. Allora, a me la merda, il vomito, questa roba qui non mi ha mai dato fastidio, è sempre stata una persona molto... Io pensate, dove ho lavorato ultimamente, c'erano delle persone che non si volevano, quando si posizionava i pazienti, che non si volevano neanche far toccare. Io penso che quella gente lì non dovrebbe fare questo lavoro, perché cioè, se a te ti fa schifo fatti toccare da una persona anziana comunque perché c'è qualche problema, perché questo o per quell'altro, cioè io credo che insomma no. E inizialmente ho fatto tanta fatica per questo, perché le persone morivano tante persone a cui magari mi affezionavo e quello e quell'altro, e quindi ho fatto tanta fatica, ho pianto tanto. Però poi ti abitui, perché giustamente non sono, nonostante tu le debba trattare come i tuoi nonni, perché io lavoro in maniera empatica, per me sono tutti i miei nonni, però, perché infatti io sono tutta tatuata, tutta piercing, i piercing al lavoro li tolgo, però primo impatto rimangono così, però poi capiscono che comunque sono una persona di cuore, una persona che il suo lavoro lo fa in un certo modo, e quindi è da lì che poi la persona cambia opinione. Però vi posso garantire che insomma, non è poi così, inizialmente non è stato poi così semplice per me, proprio per questo qui, perché mi affezionavo e
però questo deve essere, nonostante siano i tuoi nonni, non lo sono. E quindi quando se ne vanno devi avere la forza di dire, boh, basta. Una coppia in fuga, questa è una ragazza che ha anche un canale YouTube, se non mi sbaglio. Cami, va, che bel visino che hai. Vediamo un po', io nella vita faccio tutt'altro, ma ho fatto un periodo da volontario in ambulanza, che secondo me è molto diverso. E per un po' ho avuto a che fare con PS e comunità medio alto rischio. Ti è mai capitata una situazione così forte psicologicamente da metterti in difficoltà? Mi è successo di avere a che fare con una donna e tentò il suicidio. Stringendomi la mano mi supplicava di lasciarla morire. Avevo 18 anni. Roba mi ha lasciato dentro. Allora, purtroppo sono situazioni che le vivi tutti i giorni. Persone malate psicologicamente, persone comunque stanno per morire e te ci devi mettere le mani. Non mi era mai capitato di avere problemi. L'ultimo lavoro che ho fatto ultimamente, ho avuto dei problemi a dare da mangiare a una persona e a quel punto ho rischiato io di fargli del male a questa persona. Comincia a tremarmi le gambe, sono riuscita a fare la manovra di Emmerich, quella del e chi era con me, no, e questo mi ha dato tanto, mi sono sentita fiera. Però vi posso garantire, cioè, allora, se succede che una persona si sente male o qualsiasi cosa, comunque ti intervieni a livello di osso, comunque a livello di quello che puoi fare, e non ho mai accusato il colpo, no? Mentre vi posso garantire che questa volta l'ho accusato parecchio, cioè ho cominciato proprio a tremarmi le gambe, sono scoppiata a piangere, perché io ho veramente rischiato di ucciderla, e questa è una cosa che mi ha distrutto. Perché non, tanti mi hanno detto, guarda, può succedere, perché lavori con le persone. Io in 13 anni non avevo mai avuto problemi, mai, non ho mai fatto un danno di niente, non ho mai, mai. E purtroppo stavolta mi è successo, quindi ci sono rimasta veramente, veramente di merda. L'ho dovuta superare comunque, perché, insomma, però inizialmente è stata tosta, perché mi sentivo responsabile e comunque sia è stata colpa anche di qualcun altro che mi doveva dare delle indicazioni migliori, perché ero nuova, e però mai darei la colpa a un'altra persona, perché comunque io da host devo essere io a concentrare poi quello che faccio, quindi è stata tosta, sì, però piano piano comunque le cose le devi superare, come ora sto superando tante cose mie mentali, che non credevo mai di poter avere problemi mentali così, cioè di farmi fisime, cazzate mentali, tutto lo devi superare, e quindi ho superato anche questa, però è stata una bella botta. Ciao Splendore, come ti amo, ma quanto siete carine. Poi Annalisa Smile, ma con tutto sto lavorare, ok, sempre la stessa, naturalmente poi ci ha fatto il sorriso, spero che, sì, era una battuta del telefono. Poi, allora, Laura Deucciami, avrei alcune domande un po' forti, ma che tu sei una delle poche che può rispondere. Per questo lavoro spesso si sente parlare di anziani maltrattati o sedati affinché non rompessero. A te ti è mai capitato di assistere a queste scene, e se sì, come hai reagito? Io quando avevo 20 anni ho rischiato la galera, perché a 20 anni ero matta come un cavallo. Uno dei miei primi lavori ho trovato una che aveva una depressione, la collega, che ha dato uno schiaffo a una e non mangiava, e l'ho presa per il collo e punto fuori un casino tremendo, manca poco, veramente c'è, cioè, anche lì buone la merda. Però ho reagito proprio, bam, cioè ho visto sta cosa e ho detto, cioè, se lo fai la mia nonna io ti ammazzo. Purtroppo ragazzi, allora, quando sedano le persone, allora, ora, sedarle troppo non va mai bene, perché nel senso non è che tipo fa stare una persona a dormire nel letto, perché però purtroppo in tante strutture i farmaci vengono dati, anche perché voi immaginate una struttura, un RSA con 20 pazienti che tutti e 20 vi urlano tutto il giorno qualsiasi cosa, che ne so, non lo dicano, però dicano anche un parolacce, qualcuno l'ho trovato e si masturba, cioè, capito, cioè sono tante cose un po'. Quindi 20 persone che tutti e 20 vi urlano tutto il giorno, la persona sta anche male, urla tutto il giorno, si agita e fisicamente non sta bene, quindi dare un farmaco per far sì che la persona poi stia meglio è un conto, sedarle a padella è un altro. Purtroppo noi non c'entriamo niente con i farmaci le danno gli infermieri, noi non siamo competenza, non è competenza nostra dare farmaci, c'è l'OS FC. Cioè l'OS con 3S sarebbe l'OS complementare, che è colei che
a quel punto può mettere mano sui farmaci, ma altrimenti gli OS fanno soltanto assistenza alla persona, quindi lavare la persona, alzarla, vestirla, mettere i pannoloni, lavargli il sedere, queste sono le cose che facciamo noi, e portarle in giro, dargli da mangiare, mentre il farmaco spetta all'infermiere, quindi te OS non conti un cazzo, cioè non è che se una cosa non ti sta bene, quindi anche lì ti devi abituare a tante cose, perché te non sei nessuno, cioè non è che se te lavori in una struttura e non ti sta bene come le sedano, ti devi andare lì a dirgli, cioè, avete capito ragazzi, cioè non è poi così semplice, te devi sempre fare il tuo lavoro nel migliore dei modi, facendolo con il cuore sempre e comunque, perché è l'unico modo, almeno per me, che mi poi la sera mi fa andare a letto tranquilla. E poi è un lavoro, io vi dico, io mi sento molto utile, nel senso, anche se è una cazzata, comunque il culo lo sanno lavare tutti, però vi posso garantire che ho visto persone lavorare da parecchi più anni di me, magari, o che più adulte di me, che ci mettono le mani, che io gli avrei potuto insegnare tanto. Per esempio, sono stata in questo posto e tutti insegnarmi, quando poi avrei potuto insegnare tante cose, però ti zitti perché non c'hai nemmeno voglia di metterti a discutere, tanto ci stai un tot soltanto di tempo, fagli dire quello che vogliono, fatti insegnare, allora non si smette mai di imparare, questo sia chiaro, però c'è sempre modo e modo, cioè non mi puoi rompere le palle continuamente, quando io faccio qualcosa metterci le mani, è perché è anche una cosa poco corretta, però eviti. Io l'ultimo posto dove sono andata ho avuto anche una discussione con una di quelle un po' più adulte, che sicuramente ha fatto sì che poi in questo posto mi vedessero male, no? Sono partita al piede sbagliato, cosa a me non mi era mai capitato, perché mai, davvero mai. Però purtroppo nella vita succede tutto e io esco sempre a testa alta, per me questo è l'importante. Poi, cosa ne pensi? Ve l'ho detto un'altra domanda. Ti è mai capitato di affezionarti a qualche paziente e poi vederlo morire? Se sì, come l'hai presa? Allora, specialmente quando ero in domiciliare sei sola, stai con i pazienti e magari ci stai anni, e ti posso garantire poi quando se ne vanno è tosta. Però ragazzi, è la vita, come l'hai presa? La prendi male, ma è la vita, cioè, a me è morto il nonno, il primo nonno avevo 6 anni e non me lo ricordo, ero piccolissimo, il mio nonno Giorgio Morga è morto, oramai sono 3 anni, gli ho fatto la notte, tutti a dirgli, ma che nato di potere, madonna, gli ho fatto la notte, sono stata lì, sono stata l'unica dei 3 cugini che l'ha fatto, ma perché? Perché poi quando la persona se ne va non c'è più, quindi bisogna dargli tutto il possibile finché c'è, secondo me. Però la prendi male, ma comunque ti devi abituare e mai affezionarsi, cioè all'inizio mi succedeva, ultimamente anche se gli volevo bene, cioè era una signora tutte le mattine, mi faceva il caffè, si stava lì, si chiacchierava. La domiciliare è molto diversa, la domiciliare è un rapporto a tu per tu, fai in casa delle persone, ti danno la fiducia, in un RSA è molto diverso, in RSA sono, ve l'ho sempre detto, il problema maggiore sono colleghi, neanche le persone anziane. E io ultimamente vi posso garantire, per il periodo che ho avuto, ero anche un po' più lezza, anche con loro ero proprio più io, sdegnata, no? Anche perché poi a forza di cambiare sempre posto, io sono stata 5 anni in domiciliare, no? Era tanto, e io oramai sono 2 anni e mezzo che vado di struttura in struttura, magari quella dove potevo stare non sono stata perché era troppo lontana, perché mi è successo qualcosa, quella dove volevo stare c'è stata un'altra cosa, quindi anche andare di struttura in struttura alla fine ti pesa moltissimo, quindi infatti ora io penserò di tornare in domiciliare, vediamo un po', perché comunque a me la domiciliare piace guidare, mi piace, è un lavoro che ti gestisci da sola, lo amo, a me la domiciliare è il mio lavoro secondo me, però ecco, sempre rimanere a debita distanza, nel senso non vi affezionate troppo, perché purtroppo altrimenti cioè vi rovinate, cioè ti porti a casa al lavoro e ti rovini, non serve a niente, perché ti fai del male e non fai del bene neanche a loro. Stai benissimo in divisa, grazie. Ciao Ami, ma sei anche estetista? Sì, nel 2010 ho preso il diploma da estetista e ho lavorato un paio di anni come estetista, appunto come truccatrice, ve l'ho già detto. E, ti lovo baby, cucciole, grazie, siete, giuro, uniche. Poi, ciao Ami, love makeup, sono felice che tu abbia trovato lavoro, che fai? Un bacione. L'ho trovato, ma sempre sostituzioni, staremo a vedere, io ora comunque non ho problemi, cioè veramente
A parte che mi sto rialzando in maniera veramente sbavanna e sono felice perché ci sto mettendo l'impegno e questo è stato un momento in cui mi ero un po' buttata giù, ma io problemi di lavoro veramente non li ho mai avuti, ho sempre lavorato, ho sempre fatto tutto, mi hanno già chiamato un paio di ditte, una per le pulizie, una per appunto fare la barista, quindi non ho problemi e non voglio averli, quindi vi terrò aggiornate. Anzi, vi vorrei fare un video anche su questo, su come, qual è stato il gradino che mi ha fatto aprire determinate cose per. Allora, Maricip, ciao, mi ti seguo da tanto, la domanda è, visto che lavori con persone sensibili, ti è mai capitato di provare emozioni come se fossero i tuoi parenti o persone a te care? Come vi ho già detto, sì, succede spesso, specialmente all'inizio, ma poi ero molto giovane, a parte ero di fuori un culo a 20 anni, e al lavoro sono sempre stata abbastanza, a 20 anni ho avuto dei problemi anche al lavoro, cioè andavo forse anche in condizioni un po' pessime, al lavoro però ho sempre lavorato bene, sempre, però è rischioso. E ero giovane, capivo un cazzo. E ragazze, veramente si lavora con le persone e non si lavora con gli oggetti, quindi veramente si rischia grosso, di fare dei danni grossi. Però affezionarsi all'inizio è normale, però poi ve la dovete gestire in tutti i modi. Vita, sei stupenda, bella come sempre, tesoro, sempre bella. Allora, eroina romantica, ciao, bellissima. Andai. Come facevi in tempo a conciliare il tuo lavoro con il tuo problema? Se ti pesava non ci riuscivi? Niente, come facevo? Facevo che io lavoravo per quello, cioè lo stipendio era dedito a quello e quindi dovevo lavorare. Però appunto veniva fuori il problema è quando appunto poi sei allora. Io al lavoro sono sempre stata sana, perché comunque ripeto si lavora con la gente, però ho avuto dei periodi sì, che purtroppo anche al lavoro ero un po' in quel modo, ma mi è sempre. Sono sempre riuscita a gestire appunto come vi ho raccontato nel vlog, erano due vite completamente parallele, però totalmente diverse. Niente ragazze, non, io non ve lo auguro, veramente state lontane da tutte le sostanze perché non vi fanno bene, creeranno nella vostra vita soltanto problemi. Quando siete giovani tutto va bene, ma poi cambia tutto. È un consiglio veramente che vi do con il cuore in mano da persona che ha amato la sua vita fino a poco tempo fa. Io ve l'ho detto finora, l'amavo, la mia vita era quella, però no, mi dispiace, non lo auguro a nessuno perché comunque è una restrizione, cioè la vita è quella, ma di che la vita è altro, cioè. Mi voglio cambiare rossetto, scusate. Sono messa Vixen della Huda e va a finire che c'è sta de merda, sto violetto con sto colore sugli occhi, per ora male, è andata così. Allora, un'altra cosa che secondo me conta molto è che io sono una persona che su alcune cose come queste mi annoio molto al lavoro. Se io rimango nella stessa struttura per più perché ci ho lavorato per un anno e mezzo a rada, dopo un po' mi rompo anche le palle, invece in domiciliare sei più libera, vai più a giro. È diverso, capito? La domiciliare è più. Non me lo so spiegare. È come se, perché per tante cose poi sono una persona molto. Invece i rapporti amorosi e su altre cose. Sono una persona molto invece statica. Che comunque basta vedere quanto sono stata fidanzata con Manu, basta vedere. Una persona molto. E invece sul lavoro, dopo un po' io nella stessa struttura mi scoccio pure. Secondo me è anche questo la mia. Comunque vedrete che ora che mi sto veramente. Allora, sto meglio già da anni, nel senso rispetto a parte l'ultimo periodo che è stato il decadimento, quei 5 mesi, dove non andavo al lavoro già più, dove lì è stato il decadimento. Ma perché ci sono state delle situazioni che ci hanno portato a. Comunque vi posso garantire che ora che comunque sto cercando di percorrere questa strada, vi posso garantire che cambierà un sacco di cose, perché cambia la testa, cambia la persona. Io faccio un sacco di fatica a farlo, però una volta che l'avrò affrontato sarà tutta un'altra cosa. E quindi vabbè. La mia Paolina Style, io Paola ti amo, verrai a Milano, voglio venire.
anzi te l'avevo promesso, ma ce lo siamo promesso. Ora io finora ho lavorato e quindi non è possibile muovermi per nessun motivo. Vediamo se riusciamo, ora che lavoriamo molto meno, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Dovrei venire a Milano sia per trovare te, per trovare Shihal. Un bacio, my love. Però è davvero difficile perché comunque ultimamente era il lavoro che ci costringeva, ma un paio di giorni a Milano ce le faremo sicuramente. Poi Savoia Deborah, che lei mi scrive tantissimo, un bacio. Ciao Hami, il tuo lavoro è importante, faticoso sia fisicamente che in questo momento, specie come malati di Alzheimer, che non stai facendo, se ho ben capito adesso. Ero in Alzheimer 20 giorni fa, non ora. È un lavoro, allora, io fisicamente ho perso 4 kg nel momento in cui ero al lavoro. Io sono una persona molto attiva e comunque si muove tanto. E il mio lavoro, quando io vi dico in palestra non ci sono andata anche per quello, perché il mio lavoro è una palestra, cioè voi non avete idea veramente della fatica che si può fare, cioè io tiro su gente, vabbè, a parte, questa è la destra, eh? Io tiro su gente anche di parecchi chili, ok? Cioè, allora, hai un modo, cioè c'è un modo per farlo, non è che ti arrivi lì, però... c'è un modo, no, che vi renda più semplice la cosa, però vi posso garantire che non è semplice. E quindi io la palestra non l'ho mai fatta anche per questo. Ma chi ti assiste tutto il santo turno è l'OS, dovrebbe essere valutato di più, anche perché aiutare altre figure come l'infermiera professionale fa fare oltre il suo lavoro, ma qua è tutto mani a mani dappertutto. Un abbraccio, lo so, effettivamente io vi posso garantire che noi dovremmo prendere un ottimo stipendio di 1500-1600 euro mettendoci le notti, e invece purtroppo prendi 1000 euro massimo, 1100, insomma, insomma non è semplice, ecco, perché è un lavoro tosto, ma anche mentalmente, specialmente perché, vi ripeto, stare vicino a una persona che tutto il giorno arrivi alla sera, c'è la testa là, e per questo ti devi abituare. Per questo io negli 8 mesi che ho avuto questa disoccupazione, i primi tempi di ora mi sono dovuta riabituare. Allora, scusatemi, allora dovevo ritrovare le domande, le avevo perse. Allora, siamo un pezzo là, Allora, Irene Capeis, io studio infermieristi e l'anno scorso ho fatto tirocinio insieme ad una studentessa per il corso. È molto faticoso ma anche molto bello secondo me. Come ti trovi? È sempre stata una passione, intendo lavorare in ambiente ospedaliero e stare a contatto con persone malate in situazioni meno difficili. Sì, io mi ci sono sempre trovata bene, a me è sempre piaciuto, ecco. Vi ripeto, inizialmente è stata dura perché vedere la sofferenza della gente è tosta, cioè in ospedale, specialmente quando anche ho fatto, io in ospedale ci ho lavorato poco, però ci ho fatto tirocinio, eccola la mia bambina, ho fatto tirocinio, ci ho lavorato comunque domiciliare, ci sono, madonnina, cioè in medicina ci sono persone allo stadio proprio avanzato, tumori, cioè stare in animazione, gente, vedere la sofferenza delle persone, di chi soffre, dei parenti, guardate ragazzi, è tosta, però sai che te puoi essere quello spiraglio di luce che può farli stare meglio, e quella è la cosa che ti dà più gioia in assoluto. Per questo a me l'infermiere non piace, tanti mi hanno detto studia e fai infermieristica, non mi sa di un cazzo, mettimi lì a dare medicine alla gente e basta, perché gli infermieri, a parte la mia mamma lavora a malattie infettive, la mia mamma fa lavoro dell'osso e lavoro dell'infermiera, la mia mamma è eccezionale, la mia mamma ha tanti difetti, ma per il lavoro non si può dire niente. E, però la maggior parte, quasi tutti, gli infermieri fanno solo questo, danno medicine, ora non te, per carità, ci mancherebbe, però ecco, a me mi dà molto meno soddisfazione quello del mio di lavori. Allora, la Tatini, sì, la Tatini. Si sa che purtroppo l'aspetto esteriore è ancora causa dei problemi nel lavoro. Hai mai subito qualche discriminazione o brutta osservazione? L'anno scorso, quando lavoravo in quell'altra struttura, sono stata mandata via per i tatuaggi e mi dissero: guarda, sei tanto brava, ma tutti questi tatuaggi noi qui dentro non ce li possiamo avere.
che poi lì era comunque una struttura di chiesa, preti, roba del genere, poi ti danno una miseria. Perché comunque ospitavo i bambini, ti danno una miseria, la biscia se n'è già andata. Ti danno una miseria perché comunque sei lì, poi subentrano delle situazioni perché lavori come appunto per i preti, e quindi insomma è un po' un casino. E lì insomma mi hanno mandato via, per questo dopo un mese e mezzo ho lavorato, sì. Poi mimì, siamo colleghe, l'oste non è semplice, ma le soddisfazioni arrivano nei momenti meno cercati, è vero. A me piace, da me e Garba, oh. Gaglietta, però bisogna essere portati, cioè, è un lavoro che non si può fare tutti, sappiatelo, Anche solo vedere la merda la mattina alle 6, entri in quelle stanze e c'è un puzzo di pisci e merda e non avete idea, non è da tutti. Mio babbo vomiterebbe subito, mio babbo ce la farebbe mai, per esempio, per dire. Ciao Camilla, ti seguo, sono felice, sei cambiata e sei una grande donna, per carità, quanto c'ho da fare, bimba ancora. Love makeup, ciao, sono felice che tu abbia trovato lavoro, che lavoro fai, un bacio. Vabbè, mi sono spiegata finora, dai. The Real Tesoro, un giorno ci deve venire là. Mara Chip, ciao Cami, ti seguo da tanto. La domanda è, visto il lavoro per persone sensibili, questo, ma perché? Eppure io mi sembrava aver fatto gli screen di cose già. Cami, stai lavorando come host ospedale o casa di riposo? Tra le due cosa preferisci? Allora, ho lavorato in RSA e preferirei l'ospedale perché secondo me è meno impegnativo, nel senso. In ospedale la gente gira, capito come? Cioè c'è più ricircolo di persone, ti affezioni meno, è una cosa più distante. L'RSA è più una cosa familiare. Robby Bowie, Cami, fai un video dove parli del tuo lavoro, però contro il pensiero di fare il corso. Sto pensando di fare il corso, tesoro. Io l'ho fatto talmente tanti anni fa che non mi ricordo del corso, mi ricordo solo che si è faticato tanto perché quando fai lo stage e lavori devi studiare la mattina, fare lo stage e poi lavorare. Che quando fai il corso conviene che tu stia a casa senza lavorare perché se no ti ammazzi, e tanti che lavoravano me lo facevano. E però ecco, che te posso dire, devi studiare un corso normale, dipende da quello che ti senti. Raffi Cassi, ti piace il tuo lavoro? Già risposto. Il lavoro sognavi di fare adolescente? Già risposto. Che pensano i genitori di Alindi di questo lavoro? Ormai ti seguo dal 2012, un bacio. Ma io 2012, 8, 7, non fo video dal 2012, stellina. Sicché non mi puoi seguire dal 2012. Io so 4 anni che fo video, quindi è dal 2014 che faccio video. Loro pensano, anche Aline mi dice, è un lavoro tosto e che sto brava. Mi fa piacere che lui mi dica queste cose. Grande Cami, ma quanto sei bella. Allora, non capisco perché ho gli stessi screen. Boh, sono stata io a sbagliare. Allora, ma sei un host? Sì. Che app hai scaricato per i turni di lavoro? Cercate calendario per turni. Lo amo. Che bello, non vedo l'ora che faccia lo stesso. Tu faccia il tuo stesso. Non vedo l'ora, faccio il tuo stesso lavoro. Ah, devi vedere il video forse. Ciao stupenda, ciao belle. Blablabla. Sai che ti vedo bene? Sì, città, ma sto molto bene. Cioè, sto molto meglio, dai. Cioè, appunto si vede. Lucia, un bacio Luci. Siamo arrivati in fondo, eh? Allora, voi Jade, io ho una domanda. Dato che è il lavoro dei tuoi sogni, come fai a trovare la forza di andare avanti quando il lavoro ti richiede di fare orari assurdi e sforzi eccessivi? I turni, poi capitui, cioè, io veramente quando faccio le notti ho rifatto. Io in domiciliare ho fatto un mese di notti a fila, un mese. Allora, la notte della domiciliare o nella notte dell'RSA, dormi accanto al paziente, in ospedale, nella sedia, ti addormenti. Però bim, è sempre un mese di notti, cioè ti alzi comunque mille volte, devi stare dietro al paziente, se dormi dormi un'ora, per caso se dorme lui, se no non puoi dormire. E a turni, capito? Io facevo le notti, prima di tutto non andavo nemmeno più a letto quando uscivo dalla notte, mettevo a casa al lavoro, in casa. Aline, come fa dalla mamma, del resto la mamma esce dalla notte, non dorme, infatti tante volte biccia per strada, tante volte è drusciato. Quando si esce dalle notti bisogna dormire, è difficile perché quando passi quell'orario lavorativo non dormi più. Sì, l'orario lavorativo, quando passi quell'ora non dormi più. Però ti devi mettere almeno sul letto, stare lì e riposarti. Se non dormi, pazienza, chiudi gli occhi, guardi la televisione. A me questo Alin è stato che mi ha, quando si viveva insieme, mi ha dato la forza di farlo perché io non
non ero abituata e comunque non lo facevo. Profuma di borsacco la loro. Poi, cioè, so che per soldi si fa questo ed altro, ma come fai a non cadere in depressione sapendo che non è quello che avresti sempre voluto fare? Ma veramente, è sempre, cioè, io lo faccio perché lo voglio fare ed è, mi piace, l'ho sempre voluto fare, quindi se non ti piace e non lo vuoi fare, non lo puoi fare, quindi si vede che questa ragazza non mi segue. Ma come fai a non cadere? Grazie in anticipo se risponderai, ok. Sei la mia youtuber preferita. Allora, Barba, Costantin, ciao tesoro, un po' che ti seguo, mi piace, continuo così. Amore, ora si gioca, poi le gioca un po' io non lei. Dai, dai. Ciao, cosa vuoi fare da grande? Ho già risposto, sono un'infermiera, ma già lo sai che sei il meglio in divisa per Dio. Volevo chiederti nell'assistenza. Boh, è andato. Raffaella Massaro, tesoro, come stai? Volevo chiedere, il tuo lavoro ti aiuta nel percorso che stai facendo? Sì, secondo me sì, perché mentalmente ti aiuta tantissimo, anche se quando poi arrivi alla sera sei tanto stanca, però sei tanto soddisfatta, cioè io vengo a casa, sono tranquilla e vo' a letto serena, vi giuro. Sabrina, ciao Camille, ho scoperto poi i tuoi video e ne sto vedendo tanti, grazie per la tua compagnia, la tua semplicità e la tua autenticità. Vedendo i video sparsi ho intuito che hai avuto un grande amore per un cane, anche due. Anche io amo gli animali, ho due cani e mi sono ritrovata in casa, quindi non per mia scelta. Avevo un problema, una sorta di ansia di separazione. Io ho avuto gli attacchi di panico per un anno e mezzo, se vi interessa andate a vederlo il video degli attacchi di panico. Una sorta di ansia, stare fuori casa sia per il lavoro che altro, sono sempre angosciata per aver lasciato soprattutto uno di loro. Questo limita estremamente la mia vita perché se non è il lavoro evito di uscire, considera che avendo ritrovati a grandi non ho potuto educarli e riuscire a portarli a me. Escono solo in giardino, è molto grande, mi chiedo se anche te fossi abituata di essere così troppo apprensiva. Allora, io sono molto apprensiva, però non va bene, quindi anche questo sto cercando di migliorarlo, sempre con Aline, questo che mi dice Cami sei troppo apprensiva. Vabbè. E una mia amica che ha dei bimbi, lo stesso, cioè, oddio Luisa il bimbo, a Camilla, ma che mamma saresti, apprensiva come la tua, quindi. E però anche io Ax l'avevo preso da grande, ora Ax ha avuto un altro tipo di percorso, Ax era una cosa diversa, però non demoralizzare, anche se l'ha presi da grandi, ora io non so quanto grandi, ma devono essere grandissimi, può darsi, niente, dagli tutto l'amore che puoi, non angosciarti perché loro sentano la tua angoscia, se tu sei tranquilla, mani, questo è essenziale. Vi devo salutare perché ha raggiunto, aspettate, via, abbiamo raggiunto, quindi sentono la tua ansia, questa è la cosa principale. Bimbe, abbiamo finito le domande, vado a letto perché è tardi, spero che questo video vi sia piaciuto e boh, fatemi sapere se vi posso rispondere a qualche altra domanda su qualche altro argomento. So che queste droghe vi piacciono tanto, ma argomento, quindi fatemi sapere se volete vi parlo di una droga specifica, se volete, boh, fatemi sapere. Anche se vedo che oramai di queste droghe ne parlano in tantissimi, mi rompe un po' le palle, c'è anche questo interesse morboso per le droghe. Lasciate correre, io vi mando un bacio grande, siete il mio più grande sostegno, le mie boe, aspetto i disegni delle boe, fate brave, spippeggiate po', vi love.